passaggio importante che bisogna focalizzare quando si acquista il primo plotter da stampa è che non si è più un rivenditore, perché se fino a ieri ti eri appoggiato a un service di stampa, tu facevi da commerciale, diciamo, quindi acquistavi e rivendevi. Invece quando compri plotter sei un produttore, e un produttore si deve assumere dei rischi diversi rispetto a chi commercializza. In questo video ti dirò quali sono le differenze tra la tua passata vita da commerciale a quella da produttore. Gli errori di stampa saranno a tuo carico. Infatti, se mandi una stampa sbagliata, se succede qualcosa durante la stampa, quei metri quadri di stampa o quel metro quadro di stampa lo pagherai tu. Quindi questo ti deve, diciamo, motivare a fare attenzione nel tuo flusso di lavoro. Questo è un capitolo abbastanza importante, perché prima mandavi l'ordine e ti arrivava un metro di vinile, 10 metri di canvas o quello che ti serviva. Oggi per stampare qualsiasi metratura di materiale hai bisogno di avere una bobina di materiale in casa. E questo chiaramente fa aumentare la tua esposizione economica, che deve essere chiaramente inquadrata nel tuo flusso di cassa. Questo non ti deve fare paura, perché chiaramente quello che compri lo compri per venderlo, non per fargli prendere polvere in magazzino, però va contestualizzato all'interno della tua organizzazione aziendale. Pagamenti ai fornitori, del leasing, degli inchiostri. Questo eppure è nuovo, perché prima pagavi solo la stampa, oggi non pagherai il costo del metro quadro, ma pagherai l'intera cartuccia. È chiaro che avrai un costo di stampa minore, quindi avrai un vantaggio commerciale sia di vendita ma anche di margini di guadagno, però devi approntare un capitale che prima non era di tua competenza. La manutenzione del plotter, le riparazioni, ecco, queste sono tutte operazioni che sono necessarie con un plotter. Più sei bravo a fare manutenzione, a seguire quello che ti indica il produttore, meno problemi avrai. Però è chiaro che se dopo qualche anno si rompe una testina di stampa o se c'è un intervento tecnico da fare, quello è un costo che devi sopportare tu. Io ti do un consiglio molto semplice: metti ogni giorno un euro da parte, ecco, perché spesso non si tiene conto che può accadere qualcosa, soprattutto nel fuori garanzia, e magari quando hai il primo plot ti puoi trovare un po' spaesato. Invece mentalmente sapere che hai un euro, un caffè da parte ogni giorno, dopo 3 anni, ecco, hai un gruzzoletto per poter fare delle riparazioni senza problemi. Chiaramente l'euro è simbolico, è il concetto che ti voglio far passare. Chiaramente diventare un produttore ti dà dei vantaggi che puoi sfruttare in maniera strutturale all'interno dell'azienda. Cioè, ad esempio, le consegne, no? Che sono un po' un tallone d'Achille di molte aziende di stampa. A me capita, quando sono con clienti, magari che entra qualcuno in ufficio e dice: sono pronte le mie stampe? No, non sono pronte, passa domani. Ecco, oggi siamo molto abituati alle consegne puntuali tipo degli e-commerce, di Amazon, e la tua clientela sicuramente sarà esigente su questo. Cioè, nessuno vuole tornare 2 volte per andare a ritirare una cosa che dovrebbe essere pronta, no? Quindi giocare a tuo favore, dando delle garanzie vere, magari anche un soddisfatto rimborsato se possibile per piccole cose, oppure veramente una penale che paghi tu se non consegni in tempo, ti rafforza tantissimo all'interno del mercato. Puoi applicare un controllo di qualità ad ogni prodotto che devi consegnare, quindi ad esempio che i colori riprodotti da plotter siano fedeli a quelli richiesti dal cliente, o che non ci siano imperfezioni di stampa di nessuna natura. Ecco, questo ti evita magari, nel caso che acquisti da un service, magari apri il pacco, fra virgolette, e trovi qualcosa che non va. Ecco, questo lo puoi prevenire e fare sempre bella figura con i clienti. Puoi innovare, puoi essere un innovatore con i materiali. Esistono tantissimi materiali da stampa, ma veramente un'infinità, che puoi comprare da diversi fornitori. E questo ti dà la possibilità di sperimentare, quindi
comprare magari una campionatura o una bobina sconto come primo acquisto, è fare vedere ai tuoi clienti cose nuove, cose che possono essere interessanti per il tuo target di riferimento. E poi ultimo aspetto, ma non meno importante, è l'aumento dei margini di guadagno. Perché essendo un produttore chiaramente acquisti materiali, inchiostro, attrezzature, e quindi hai dei margini sicuramente più interessanti rispetto alla rivendita. È chiaro che il plotter ti porta dietro delle spese, c'hai il leasing, quindi chiaramente questi qua sono dei costi da tenere a mente, come il costo dell'operatore, energia elettrica che prima non avevi. Però nel complesso delle tue stampe, delle tue attività, sicuramente hai un margine superiore rispetto a quello del service. Esistono anche altri aspetti, perché poi ogni azienda ha le sue necessità, le sue sfaccettature. Per questo, se hai bisogno di approfondire questa tematica, nella descrizione trovi un link su cui puoi prenotare una preconsulenza gratuita di 30 minuti con me, e quindi possiamo parlare più nel dettaglio del tuo progetto. Nel prossimo video parliamo di come scegliere il primo plotter.